con i dipendenti. Ho detto la campagna elettorale è finita. So, a uno so chi ha votato a favore e chi ha votato contro, però me lo so già dimenticato. Qua siamo per operare nell'interesse di Ferrandina. Noi eletti dobbiamo rappresentare al meglio le istanze e le aspettative dei ferrandinesi. Voi, ho detto ai dipendenti, che avete il piacere di lavorare, mettetecela tutta, non vi abbandonate, lasciate stare un caffè in meno, però mettetecela tutta. Siate orgogliosi, ho detto loro, di rappresentare da questa sede, nel banco della, come dipendente, il meglio di Ferrandina, e mettetecela tutta perché riusciamo nell'intento di far crescere Ferrandina e di toglierla dalla soggezione in cui è caduta Ferrandina, perché Ferrandina è un paese libero e democratico. Ma mi hanno insegnato molti anche di sinistra, ma quella sinistra che conta, non quella ferrandinese arrabbecciata a seconda delle convenienze, che non c'è libertà vera se non c'è libertà dal bisogno. E io ho detto ai socialmente utili, so bene che la legge nazionale pone dei dubbi seri sulla vostra permanenza, rifiuti, fece bene a stabilizzarvi. La legge nazionale ha eccepito, ha detto che questa stabilizzazione non è regolare. Io ho detto loro, non è a questo punto, approfitto della legge nazionale per dirvi andatevene a casa, tanto la colpa la do al ministro della funzione pubblica. No, ho detto state tranquilli, mi farò portatore dei vostri interessi, sarò se necessario alla vostra testa, non solo di voi ferrandinesi, ma di tutti i socialmente utili della provincia di Matera e della Basilicata, perché per me i lavoratori sono persone rispettabili da difendere non a parole ma nei fatti, sempre e comunque, sempre e comunque. Però se dovessi adesso fare l'analisi del voto, che non farò, anche perché non sono capace di fare l'analisi del voto, però qualche osservazione me la dovete consentire. Me la dovete consentire. Scusatemi, qui negli ultimi giorni si sono verificati fatti e fattacci. Fatti e fattacci. Avantieri ero in seno, stavamo facendo la commissione all'amministrazione provinciale, è arrivato il presidente Stella e nel dare una notizia ha detto io poi questa notizia positiva fino a quando le urne sono state aperte ho evitato di darla perché io voglio rispettare la libera scelta dei cittadini. È vero senatore? No, gli ho risposto. Tu ad urne aperte hai fatto di più e di peggio. Come? Tu ad urne aperte hai fatto di più e di peggio. È venuto qui, ha chiamato in continuazione le imprese e gli aderenti all'API, in continuazione, mattina dopo mattina. È venuto addirittura come un ragazzino a sostare davanti ai seggi. E questo come si chiama? Questo per quanto riguarda il presidente della provincia. E tutti i consiglieri regionali del PD, che voi che li avete votati, non li avete visti da un anno a questa parte, sono venuti adesso che c'è stata la campagna elettorale per fare che cosa? Per andare, alcuni si sono spinti addirittura casa per casa, per convincere i ferrandinesi a non votare il vecchio. Se volete crescere a Ferrandina,
Dovete votare noi, dovete votare Franco Di Biase, diversamente. Non vi lamentate se poi non crescerete. Eh già, perché quando c'era le amministrazioni di sinistra, Ferrandina è cresciuta Ferrandina. Ho letto le dichiarazioni che hanno reso in questi giorni dopo la campagna elettorale sia Rossi e sia Di Biase. Cito quella di Di Biase, poi andremo a Rossi. Di Biase ha detto: sono convinto, beato lui che ha la verità in tasca, sono convinto che dopo il risultato che i ferrandinesi hanno dato, dopo la scelta che i ferrandinesi hanno fatta, Ferrandina rimarrà isolata e la regione non destinerà a Ferrandina neppure un finanziamento. A parte il fatto che Ferrandina ha sperimentato due amministrazioni di sinistra, dal 94 al 98 guidata da Recchia, e Ferrandina si è pentita subito dopo, non ha fatto passi in avanti, anzi la crisi se c'era è aumentata. Poi nel 2007 hanno scelto Ricchiuti. Io da questo palco dissi: attenzione, Ricchiuti è persona preparata, ma una cosa è fare il direttore di banca, un'altra cosa è fare il sindaco, soprattutto a Ferrandina. E poi vi siete resi conto chi ha intorno, tranne la pace di qualcuno, vi ho salvato, tranne la pace di qualcuno? Questa è la verità, l'ho detto, ecco perché non si può offendere manco Ricchiuti se ripeto questa cosa. Qui Ferrandina è abbandonata da 20 anni circa, eppure alla regione ci sono i compagni vostri che amministrano, o meglio non amministrano, gestiscono le ricchezze della regione, comprese le ricchezze delle royalties, polverizzandole, perché polverizzandole acquisiscono il consenso. E quando un cittadino ha bisogno, purtroppo è facilmente ricattabile, come hanno tentato in tutti i modi di ricattare tutti voi, hanno tentato di ricattarvi. C'è stato a Ferrandina, per fortuna l'unica che non è venuta è Rosa Mastrosimone, però aveva affidato l'elenco della graduatoria della Forestale o di che? The Walt Disney, l'aveva affidata a un certo Francesco, mi pare che si chiama, il quale, da bravo com'è, bravo nel recuperare i voti, è andato casa per casa a dire: vedi che tu sei entrato dentro, ma se fai vincere ad Amelio tu non ci vai più a lavorare. E queste affermazioni sono di una gravità estrema, che non ci siamo mai permessi non di attuare, ma di concepire. Eppure io sono uno di quelli che, quando la Democrazia Cristiana aveva il potere assoluto in Ferrandina e di maggioranza in Italia, avevamo tanto potere al punto che mi si rimprovera a Ferrandina, Saverio D'Amelio ha preferito più gli avversari che non i Democratici Cristiani, è vero o no? È vero o no? Questa è la verità, ma questi non ragionano così. Ho detto e ripeto, hanno fatto di tutto e di più per cercare di prendere il comune nelle mani, per poi farne che cosa? Quello che hanno fatto dal 97, quello che hanno fatto dal 94 al 97, quello che non hanno fatto dal 2007 ad oggi. Cioè nulla. A loro interessava, al PD soprattutto, interessava
dimostrare che Ferrandina ritorna ad essere comunista o quasi, per avere poi le rappresentanze nei diversi enti, e quelle rappresentanze sì che valgono. Ma chi se ne frega se i ferrandinesi continueranno a stare disoccupati? Chi se ne impipa se i giovani ferrandinesi, diplomati, laureati o semplici lavoratori, continuano ad emigrare? Ma chi se ne frega? Tanto il presidente della regione sta bene assiso lì, distribuisce le ricchezze che vengono anche dalle royalties, vi ricordate o no? Ve l'ho detto, e molti di voi credo che l'hanno visto, 3 anni fa, anno zero, il conduttore Santoro dice: abbiamo un sindaco della Val d'Agri che vuol parlarci. Sapete che disse? Disse: io ricevo dalle royalties dalla regione tanti soldi che non so manco che farmene. In 5 anni ho rifatto 2 volte i marciapiedi. Vergogna! Vergogna per quel sindaco! Ma vergogna per chi ha messo quel sindaco nelle condizioni di dire: io ho tanti soldi che non so come spenderli. Allora la sostanza torna a De Filippo, torna a De Filippo, torna all'amico De Filippo, e voglio sperarlo ancora che rigeneri in se stesso la democraticità. Io l'ho conosciuto De Filippo quando era ragazzo nella Democrazia Cristiana. Mi auguro che si ritrovi questa idealità che gli riconoscevo allora, e non distribuisca più a destra a manca la miseria, perché poi di questo si tratta, ma invece investa in opere pubbliche e in iniziative produttive, produttive. Così anche ho saputo in questi giorni, ho avuto conferma, lo sapevo, ma ho avuto conferma in questi giorni, che la regione Basilicata, per dire sì alla iniziativa GeoGasTalk, ha preteso 6 milioni di euro, sono 13 miliardi circa. La GeoGasTalk ha già versato la metà, 3 milioni di euro. In base a quale legge la regione Basilicata ha preteso questi soldi? In base a quale norma? Lo ha preteso, è un ricatto bello e buono? Voglio augurarmi di no, però io dico adesso a De Filippo: quei 6 miliardi devono tornare nella Valle del Basento, devono essere distribuiti in iniziative produttive tra Salandra, Ferrandina e Pisticci. Altro non consentiremo, se no vi chiamerò alla rivolta, vi chiamerò allo sciopero serio, non a quello che ha fatto fare davanti alla Pirelli una certa signora Rivelli. Però quando si stavano smontando gli impianti io dissi: signora Rivelli, ha fatto fare i fuochi di notte intorno alla fabbrica, e adesso che stanno smantellando perché non va? Perché non andiamo? Io sono a disposizione. Risposta sotto zero, perché questi sono degli individui che a Ferrandina hanno fatto solo del male. Mai ho visto un consiglio.